all'Arena Gigli di Porto Recanati per questo overture. Che tipo di energia riceve dalle arene, dai teatri all'aperto? Sì, perché era proprio questo lo scopo, trovare, avere l'opportunità, anche un po' la fortuna di poter scegliere e disegnare un tour cercando e trovando dei luoghi che hanno una loro forza, una loro magia, come questo spazio qui. Sono posti pieni di storia, pieni di magia, di fascino, e questo mi permette, almeno questo era l'obiettivo, di vivermi ogni serata assorbendo quell'energia e trasformandola e cercandola di metterla in qualche modo in relazione con le storie che racconto. Per questo tour non si avvale di altro se non della nostra musica, non ci sono schermi, scenografie particolari, c'è solo una divisione dello spazio, ma per il resto mi piaceva che fosse il luogo a parlare, no? Appunto, con tutta la sua forza. L'importanza appunto dei luoghi, La mia casa ad esempio è una delle sue canzoni, in qualche modo, ecco, che ruolo assumono i luoghi, dove si sente a casa? Quella canzone in particolare parla proprio di questa della forza di quel sentimento che è tipicamente umano, per cui appunto ognuno di noi potenzialmente può sentirsi a casa ovunque. A ognuno di noi credo sia successo di essere per qualche giorno in un luogo lontano, per qualsiasi motivo accada, basta che passa qualche giorno, il tempo di assorbire un po' di quel luogo, e magari a distanza di tempo basta sentire una notizia, qualcosa che riguarda quel posto, e lo viviamo come se ci appartenesse, ci rendiamo conto a posteriori che qualcosa di nostro è rimasto lì o qualcosa di quel posto è rimasto dentro di noi. E secondo me questo vuol dire molto, aver scritto quella canzone in un periodo storico in cui le tentazioni che vengono dall'esterno sono opposte, no? Sono quelle che ci spingono ad alzare dei muri, a aver bisogno di proteggerci, e di chiarire bene qual è casa nostra e separarla dal resto. Secondo me è un atto politico, anche se è una canzone non apertamente politica, però è un atto politico. Dopodiché diventa facile in questo tipo di tour, in cui appunto i luoghi che ci ospitano sono così belli, poter usare quella canzone per dichiararlo pubblicamente. Lei ha partecipato anche a Risorgi Marche, appunto questo festival nei luoghi feriti dal sisma, quindi ci sono tante case qui che sono rimaste senza tetto, non nella bellezza del luogo in cui siamo oggi. Sì, questo ovviamente è una piaga con cui non si può non fare i conti, che insomma, un anno fa ci ha colpito tutti, ovviamente, no? Tutto il territorio. Poi, come sempre accade, è difficile tenere desta la memoria, il ricordo, continuare a far sentire a chi quei problemi li ha vissuti e non l'ha ovviamente risolti, che ancora ci si ricorda e ancora si dedica del tempo. Per quello quel festival che ha voluto Neri Marco Re, soprattutto, che si chiama Risorgi Marche, aveva particolarmente senso. Fra l'altro è stato organizzato, secondo me, in maniera splendida, da quello che ho visto, non solo del nostro concerto, ma credo un po' di tutti. Sono stati un successo clamoroso in termini proprio anche di numeri. E questo perché? Perché secondo me c'è da una parte quella motivazione lì, così forte, vissuta in maniera molto sincera, sia da chi la propone che da chi la riceve. Ma poi c'era anche la collocazione, no? L'idea di, scimmiottando se vuoi un po' delle cose che si sono fatte da un po' di anni, si fanno al nord Italia, soprattutto i suoni delle Dolomiti, è una manifestazione pensata così, all'aria aperta, di pomeriggio, con il minimo di impatto sull'ambiente e invece il massimo di impatto sull'anima, per quanto mi riguarda. Nelle Marche mi sembra aver funzionato perfino di più, non lo so se è perché appunto c'era un misto, no? Tra la collocazione, l'idea e la motivazione. Forse anche perché c'era un popolo che aveva voglia di ricevere quel tipo di attenzioni diverse, che non fossero solo il passaggio casuale, no? Di qualcuno così all'interno di un tour. Adesso, senza nulla togliere a questo, che spero che sia vissuta comunque bene, però le tappe di Risorgi Marche avevano un sapore, una potenza, una forza davvero notevole, per cui sono assolutamente lieto e orgoglioso di averne fatto parte. Che tipo di formazione porta in questo viaggio appunto con Overture? La formazione che ormai si è ribattezzata Gli Acrobati, perché sono quelli con cui non solo abbiamo fatto quel disco che porta quel nome,
con cui abbiamo soprattutto fatto il tour che ne è seguito e che in realtà non si è mai fermato, perché se questo si chiama overtour c'entra anche col fatto che è un andare oltre quanto previsto, perché continua a essere quel disco e quel tour una parte importante anche di quello che facciamo adesso, con la possibilità e la fortuna di avere una band così ormai pronta a tutto con me, visto che in questi due anni li ho costretti a qualsiasi funambolismo, e con loro posso permettermi davvero ogni sera di cambiare direzione anche all'ultimo istante, di stravolgere le scalette, di inventare lì per lì. Mi seguono ormai senza battere ciglio. Sono stati gli ultimi anni anche di grandi collaborazioni, quindi con altri cantautori, altri artisti. La direzione della musica italiana è questa, secondo lei? Beh, di collaborazioni sì, evidentemente si è capito che da una parte aveva senso darsi una mano, no? Ritrovarsi insieme dalla stessa parte della barricata, nel senso migliore del termine, perché tutto è tranne che una guerra, non è una fortuna poter fare questo mestiere, ma sicuramente si è spostato tanto il focus del nostro mestiere dalla produzione dei dischi, che ormai ha un senso molto relativo obiettivamente, alla produzione di musica dal vivo, di concerti. Nel binomio delle due cose, secondo me, le collaborazioni, sia quando producono qualcosa che passa un disco, ma ancora di più per certi versi, io vengo da un'esperienza fatta con Carmen Consoli e Max Gazzè all'inizio di quest'estate, che è stata travolgente sia negli esiti ma anche proprio nel calore che ne è venuto fuori. Quando sono collaborazioni vere, sentite, pagano tantissimo e trovano un sacco di gente disposta a muoversi apposta per vedere che succede, cosa ne viene fuori. Evidentemente destano la giusta curiosità. Probabilmente quando non sono altrettanto sincere, altrettanto giuste, no? L'effetto può diventare opposto. Però mi viene più a pensare al passato, se penso a collaborazioni che non stavano in piedi. Adesso mi sembra di aver visto tante cose nascere invece sull'onda di qualcosa di vero, di reale, e allora funziona.